considera dietro a te e dinanzi a te l'abisso infinito del tempo. La tua esistenza terrena è un punto, appena percepibile, un puntino nell'immenso fluire delle epoche, un istante fra secoli e millenni che passano e si rinnovano, simile a un lampo che illumina e si spegne in un attimo nel corso di miliardi di anni, durante i quali civiltà sorgono e civiltà scompaiono nella vicenda dei tempi. Anche la Terra dove tu vivi è un puntino dello spazio, tra le innumerevoli galassie che ruotano in un'armonia suprema negli spazi infiniti dei cieli, dove immensi sistemi stellari nascono e muoiono. Ma se ti assale un senso di sgomento a questi pensieri, non smarrirti. Pensa che c'è in te qualcosa che va oltre la vicenda che vivi in questo momento. È la parte eterna che è in te, che può dominare fino ad annullare l'inganno dello spazio e l'illusione del tempo. La continuità della vita oltre la morte può poggiare sui fatti? Sì. È possibile lasciare il corpo e poi ritornarci dentro? Sì, è possibile. La sera noi il corpo lo lasciamo e ce ne andiamo, perché il sonno è un'esperienza importantissima, perché la parte più vera di noi esce, poi rientra. Noi non siamo il nostro corpo, questa è terra trasformata. Noi siamo una meraviglia vivente e non ci conosciamo e non ci vediamo. Aveva ragione Kempis in una delle sedute di Firenze, che dice: da qualunque punto voi cominciate potete arrivare alla dimostrazione di Dio. Chi ha l'anima aperta però, perché se uno ha l'anima chiusa è inutile, il sole non entra dentro un'anima chiusa, dentro un appartamento dove le finestre sono chiuse. Bisogna essere aperti, perché chi è prevenuto rimbalzano le parole, rimbalzano le idee, non assorbirà niente. Noi non siamo il nostro corpo, in noi c'è qualche cosa di più del nostro corpo. Gli antichi hanno paragonato, cominciando da Platone, il nostro essere a una carrozza, i cavalli al corpo astrale. Che cos'è il corpo astrale? Il corpo dei sentimenti, delle emozioni, dei desideri, tutto quello che si agita dentro di noi. E il cocchiere che sta sopra, la mente. E poi c'è la parte eterna, lo spirito, il direttore generale di tutta la nostra vita. Noi non siamo il nostro corpo. Io credo che se vi incidete profondamente questo concetto, arriveremo pian piano alla continuità della vita oltre la morte. Quando noi abbandoniamo il corpo, cosa avviene? Ritorna al suo destino. La nostra vera essenza, quella che rimane, è una sola. Non bisogna confondere il veicolo con chi lo guida. Il corpo è solo uno strumento. La morte noi la consideriamo come la chiusura di un ciclo vitale importante, dove assumiamo esperienze. Tutto quello che ci capita di bene o di male, di gradito o di sgradito, è per la nostra esperienza. Se uno la vita la vedesse così, sarebbe anche più sereno dinanzi ai guai. È esperienza, guardarsi come spettatore. La vita continua dunque sul piano astrale, dopo la morte. E noi abbiamo qui anche un'infinità di testimonianze. Da chi? Dai trapassati. Chi ha fatto le esperienze veramente serie ha assunto non più la fede, ma la certezza che, oltre che non siamo il nostro corpo, noi non siamo neppure la nostra mente e non siamo neppure i nostri desideri, i nostri attaccamenti. Quando ci si stacca è una cosa tristissima dal punto di vista umano. Però io adesso stasera vi invito a guardare questo fenomeno passeggero da un punto di vista spirituale e la visione cambierà totalmente. L'uomo è attaccatissimo alla vita, non vorrebbe morire mai, anche nei guai, anche malati. Questo attaccamento di per sé non è cattivo se si porta su un piano superiore, non all'esistenza fisica, ma attaccarsi ai valori veri, quello è bello, guardando dall'alto, e non si ha più paura della morte. Se noi ce lo scolpiamo nell'interno, veramente questo, tanti dolori, tante separazioni, già si attenuano, perché noi ci rincontreremo con quelli che ci lasciano momentaneamente. chi è finito se ne va. Quello che esce, per noi, per guardare dalla morte, è più leggero, si è tolto già un peso, perché in fondo che cos'è il corpo? È un ammasso di miliardi di cellule, che se non c'è più l'anima è niente, è un oggetto qualsiasi. Un'altra affermazione che stupirà molti è questa, che la morte in natura non esiste, esiste la trasformazione in tutte le cose. Così il nostro corpo è un aggregato momentaneo, mettiamocelo bene in testa, se nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Il nostro corpo è semplicemente una carrozza, uno strumento. La nostra psiche, ovvero il nostro corpo astrale, è quello che è necessario per vivere la vita sulla terra. Ma queste sono maschere e sono rivestimenti del nostro vero essere, che è lo spirito. Sono rivestimenti per prendere contatto con la terra. Chi ha capito questo ha capito lo scopo e il significato della vita. Il giorno della morte non portiamo niente con noi, portiamo una sola cosa, quello che abbiamo seminato. La vita continua, guai se non ci fosse la morte. La salvezza è ancorarsi a ciò che dura, come uno sta in un mare, è salvo quando si è messo sopra un pezzo di terra fermo, stabile, finché si agita tra le acque, non si può dire che è salvo ancora. È il punto fermo lo spirito, è il nostro io spirituale, il resto non lo è, né il corpo, né la psiche, né la mente. L'uscita dal corpo, io vi affermo che è un senso di liberazione. La morte è un passaggio, non è un trauma. È un trauma soltanto per quelli che vivono nel terrore, nell'orrore, nell'odio, nella violenza, nell'attaccamento alle cose terrene, al denaro, alle passioni, ai vizi. Molti defunti ignorano perfino di essere morti. Questo avviene soprattutto nelle morti violente. Ero in una seduta e venne un certo Guido. E dico, ma io non ti conosco. Dice, io mi chiamo Guido. Dice, sono di Reggio Emilia. Dico, sì, io a Reggio Emilia ci sono stato, ma non conosco nessun Guido. Insomma, questo, io dice, ma allora tu sei morto. Morto io. Pensa, erano passati 3 mesi e questo ancora non sapeva di essere morto. E allora dico, allora perché parli con noi che non conosci e noi siamo qui a Roma? Dice, a Roma? Dico, sì. Lui credeva di sognare e siccome purtroppo faceva anche uso di droga, credeva che stesse viaggiando. Dico, no, ma tu stai viaggiando in un'altra maniera. Tu sei morto, lo scossi, eh? Infatti dopo la seconda volta che venne mi ringraziò che io gli avevo detto che era morto. Il viaggio continua per le vie dei mondi, ricordiamoci che non è la terra solo che esiste, esistono miliardi di mondi, la vita continua, diamo uno sguardo alla vita infinita, dobbiamo raggiungere, come ha detto Gesù, la perfezione. Noi veniamo dal cielo e al cielo dobbiamo ritornare, cielo fisico e cielo spirituale, è la gioia, la serenità. È la luce interiore, del conoscere, del sapere, di stare a contatto con queste vibrazioni elevatissime, di stare più lontani possibile dalle vibrazioni pesanti. Quando cominciò la morte apparente, un sipario si alzò dinanzi a me, come a un teatro. Cominciò uno spettacolo in cui io probabilmente vidi la vita terrena e la vita astrale, cominciando dall'ultimo atto, dalla macchina con cui si era scontrato. Presi coscienza di questo fatto e dissi, muoio. Ero molto stupito di non trovare sgradevole la morte. Non ne avevo paura. Era tutto naturale, così ovvio. Mi resi conto che morivo e lasciavo questo mondo. Durante la mia vita non avevo mai immaginato che si potesse separare dalla vita così bene e così semplicemente. La nostra ignoranza su tutto quello che riguarda la morte è la causa del nostro morboso attaccamento alla vita. Il corpo astrale si staccò di colpo da quello materiale ed io mi sentii molto alleggerito. Trovavo quello stato molto bello, naturale, cosmico, divino. Pensavo, finalmente sono giunto qui. Sono felice di morire senza paura. Sono solo curioso di vedere come continuerà questo processo di morte. Mi resi conto che mi stavo liberando, sentivo dei suoni meravigliosi. Distinsi forme armoniche, movimenti e colori. Avevo in qualche modo l'impressione che qualcuno mi chiamasse, mi guidasse, sempre più in alto nell'altro mondo, quello in cui stavo per entrare. Una pace divina e un'armonia mai più percepita riempivano la mia coscienza. Ero completamente felice e non ero oppresso da alcun pensiero. La musica divenne più forte e bella, sommerse tutto. Insieme mi apparivano colori, forme, movimenti, Non è possibile descrivere esattamente questo. Dopo questo meraviglioso intermezzo, il sipario si aprì di nuovo e cominciò un'altra fase. Ero strano, ondeggiavo sul luogo dell'incidente e vedevo il mio corpo martoriato, privo di vita, giacere là, in quella posizione che mi venne poi confermata dai rapporti di polizia. Vidi benissimo anche l'automobile e la gente che si era radunata intorno al luogo dell'incidente. Vidi allora un uomo, un medico, che tentava di riportarmi in vita, si inginocchiò al mio fianco destro, mi praticò un'iniezione. Due persone mi reggevano dall'altra parte, mi toglievano i vestiti. Il dottore mi spalancava la bocca con qualche cosa, forse con un pezzo di legno. Mi accorsi anche che avevo un braccio rotto. Vidi che il medico tentava di rianimarmi artificialmente, ma si accorse che avevo le costole spezzate. Infatti disse: non posso fare il massaggio dal cuore. Dopo qualche minuto si alzò e disse: non va. Infine disse: non c'è niente da fare, è morto. Vollero allora allontanare il mio corpo e chiesero ad un militare se c'era una coperta per coprire il mio cadavere. Mi misi a ridere quando assistetti a questa sciocca scena. Volevo dir loro: gente, non sono ancora morto, non fate sciocchezze. Ma loro non possono sentire. Trovavo tutto questo un tantino comico, ma non mi dava fastidio. Mi divertiva l'idea di assistere agli sforzi di tante persone. Vide un uomo in costume da bagno che correva con una borsa in mano. Poi si girò su di me e cominciò a fare qualcosa. Vide benissimo il viso di quest'uomo. E infatti, qualche settimana più tardi, una persona venne nella mia stanza all'ospedale e aveva lo stesso viso. Da prima fui colpito. Ero certo di aver già visto da qualche parte quell'uomo. E lui mi disse di essere stato presente all'incidente, di essere medico, di avermi fatto l'iniezione che mi aveva salvato la vita. Malvagia, perché la libertà dove lui non voleva stare, stava bene lì, proprio al cuore. Lo riconobbi subito, riconobbi anche la voce. Diventammo amici, ondeggiamo a circa 3 metri di altezza sul corpo. Tutti i miei sensi funzionavano benissimo, la mia memoria registrava tutto, non avvertivo impedimenti. Avevo l'impressione di non essere solo, ma di essere circondato da tante creature buone. Tutto era tranquillo e armonico. Bozzano, in quel meraviglioso libro che è La crisi della morte, raccoglie in 12 punti le cose comuni a tutti quanti, perché lui ha fatto 45 anni di studi su questo campo. Primo, affermano tutti di essersi ritrovati in forma umana nel mondo spirituale. Poi si perde la forma quando si va più in alto. Secondo, di aver ignorato per qualche tempo e anche per lungo tempo di essere morti. Terzo, di essere passati durante la crisi pre-agonica, o poco dopo, per la prova della rammemorazione sintetica di tutta la vita passata. Infatti noi, dopo morti, rivedremo tutta la nostra vita. In un attimo, il bene e il male che abbiamo fatto. Quarto, di essere stati accolti nel mondo spirituale dagli spiriti dei loro familiari o amici. Quinto, di essere passati quasi tutti per una fase più o meno lunga di sonno ristoratore, perché dopo la morte, dopo le 36 ore, in genere si cade in un sonno ristoratore, cioè si perde coscienza. Il sonno liberatore però non avviene ai violenti, agli odiatori, agli assassini, a gente volgare nei vizi. Quelli purtroppo hanno il loro inferno, perché loro vorrebbero continuare a fare quello che hanno fatto qui. Però, dato che il corpo non risponde, perché non ce l'hanno più, è una sofferenza atroce, terribile, di essersi ritrovati in un ambiente radioso e meraviglioso, nel caso di defunti moralmente sani. Settimo, di aver trovato che l'ambiente spirituale era un nuovo mondo, obiettivo, sostanziale, reale. Ottavo, di aver appreso come ciò fosse dovuto al fatto che nel mondo spirituale il pensiero è una forza creatrice con la quale uno spirito esistente nel piano astrale poteva riprodurre intorno a sé l'ambiente dei suoi ricordi. Hanno la capacità, col pensiero, di muoversi con rapidità da un punto a un altro, di ispirare, di suggerire, di dire a uno quello che deve fare con le idee. Loro hanno anche la capacità di crearsi una cosa. Nono, di non aver tardato ad apprendere che la trasmissione del pensiero era il linguaggio spirituale. Infatti loro parlano attraverso la telepatia fra loro. Tutti i corpi animici sono corpi, hanno i loro sensi, i sensi psichici, perché sono corpi reali, non densi, ma vibrantissimi. Io ho avuto la fortuna di vedere qualcuno che è venuto, lo vedi lucentissimo, hanno una vibrazione altissima. Infatti Dio è tutta luce, la luce rappresenta la relazione più alta. Decimo, di aver riscontrato che la facoltà della visione spirituale poneva in grado di percepire simultaneamente gli oggetti da ogni lato, nonché il loro interno. Quando loro ci vedono, non ci vedono soltanto la faccia in noi, loro vedono tutto in noi, simultaneamente. Così le cose. 11. Di aver scoperto che gli spiriti potevano trasportarsi istantaneamente da un lago a un altro con velocità maggiore di quella che l'ho già detto prima. 12. Di aver appreso che gli spiriti dei fonti gravitano automaticamente verso la sfera spirituale in forza della legge di affinità, cioè loro sono riuniti per affinità, cioè i simili con i simili. Sono piani diversi, intercomunicati, però non possono quelli che sono di vibrazione bassa disturbare quelli di vibrazione alta. Il loro compito è quello di ispirarci, di guidarci, di aiutarci. E noi che possiamo fare per loro? Noi possiamo fare anche tanto, ogni tanto chiacchierare con loro, ma senza apprensione, anche la cosiddetta preghiera, che alcuni la fanno con ansia, quasi, è perfettamente inutile. La preghiera è un contatto, un viaggio dalla mente a Dio, ma sereno, calmo, perché loro già sanno tutto di noi, anche i nostri cari, pensiamoli sorridenti, non li pensiamo mai nei momenti brutti, quando erano malati, quando ci hanno offeso, no, noi dal piano nostro possiamo metterci in contatto con tutti questi spiriti, con tutti, facciamolo perché è bello.